Buongiorno, vorrei sapere in base a quale criterio date un farmaco piuttosto che un altro, visto che ce ne sono sei. Allora, questo è, allora, premesso che è un discorso sempre molto legato al tipo di paziente, d'accordo? È legato alle caratteristiche con cui si presenta la malattia, perché nella maggior parte dei casi i pazienti hanno una forma cronica, d'accordo? Però ci sono anche altre forme un po' più aggressive con cui si può presentare la leucemia mieloide cronica, e altre valutazioni vengono fatte sull'età del paziente, perché ovviamente se un paziente ha una certa età probabilmente avrà una serie di comorbidità, d'accordo, che dobbiamo soppesare nella scelta, tenuto conto che, come ci ha fatto vedere il professor Gambacorti, non ci sono, diciamo, studi che dimostrano che le seconde generazioni ci diano un guadagno in termini di sopravvivenza, d'accordo. Ovviamente, questo, diciamo, ci permette di giocare proprio su scelte molto fini, che sono caratteristiche proprio particolari della malattia con la quale si presenta o caratteristiche del paziente particolari. Non so se il Su professore vuole questa, sì, aggiungere. su questa domanda vorrei agganciare un compitino accessorio per il professore, che si lega comunque a questa domanda, che è quella delle interazioni tra farmaci che possono condizionare, mi viene in mente l'allungamento del QT, eccetera. Quindi il professore adesso. Ma, per completare la domanda, penso che la signora si riferisse soprattutto all'utilizzo, diciamo, in seconda o terza linea di questo tipo di farmaci, e come diceva la dottoressa Mulas, questo dipende dalla caratteristica del paziente. Per esempio, un paziente che ha una broncopatia cronica, probabilmente non gli darei il dasatinib, che può causare tutta una serie di problemi a livello polmonare. E della malattia, perché se la malattia non risponde bene alla prima linea, che secondo me deve essere imatinib, dipende da qual è la causa di questa non risposta. La non risposta può essere una mutazione che causa resistenza. Allora questa mutazione determina in maniera, diciamo, quasi automatica la scelta del farmaco, perché ci sono mutazioni che sono resistenti ad alcuni inibitori, ma non ad altri, e quindi in base a questo la scelta va su un certo inibitore, perché si sa che quell'inibitore è sensibile nel caso della mutazione presente in quel paziente, mentre un altro non è sensibile. Quindi la scelta, ripeto, è legata appunto a caratteristiche sia del paziente che della malattia, che appunto però va ben studiata. Lo screening mutazionale deve essere tra i test che il centro è in grado di fare, perché è un elemento importante per riuscire a caratterizzare bene la malattia. Le interazioni tra farmaci, beh, le interazioni ci sono sempre. Poi devo dire che nel nostro caso noi abbiamo un grande alleato, che è sempre la PCR, perché se un'interazione è, come dire, negativa per l'imatinib, la PCR ce lo dirà subito. Per esempio, tutti gli inibitori di pompa, i farmaci che vengono usati per chi ha problemi di ernia iatale, reflusso gastroesofageo, e che diminuiscono, diciamo, che aumentano il pH dello stomaco, teoricamente diminuiscono l'assorbimento di questi farmaci. Però, ecco, io ho proprio sapendo che noi trattiamo pazienti per decenni e che questi pazienti devono avere uno stile di vita il più normale possibile. Se un paziente ha l'ernia iatale, mi faccio dei problemi a dirgli sospenda l'inibitore di pompa e si tenga il suo reflusso gastroesofageo. Più che altro mi baso sulla PCR. La PCR ci tasta molto sensibilmente come va la malattia. Se il paziente ha bisogno di un inibitore di pompa e la PCR resta quella che era prima, vuol dire che comunque il farmaco arriva a livello delle cellule leucemiche, viene assorbito e fa il suo mestiere. Quindi in questo senso abbiamo diciamo, un grosso alleato. Ecco, ci sono altre interazioni invece, o comunque caratteristiche farmacologiche più peculiari. Per esempio, alcuni di questi farmaci
possono causare un allungamento di un parametro dell'elettrocardiogramma, che è l'intervallo QT, che se avviene può predisporre il paziente ad aritmie cardiache anche fatali. È chiaro, questo è invece un aspetto importante da considerare, e ripeto, rientra sempre nel bilancio tra rischi e benefici di una terapia, che è il mestiere che il medico fa sempre in qualsiasi circostanza. Io devo capire se quello che do vale la pena, perché qualsiasi farmaco ha dei rischi. Quindi è chiaro che più io se vado avanti nelle linee di terapia, e più i rischi possono essere eticamente giustificabili, perché se la malattia non è controllata, quella è la peggior tossicità che io posso avere, non controllare la leucemia. Quindi se io la malattia non l'ho controllata con una prima linea, in seconda e in terza linea val più la pena, cioè posso correre più rischi mentre più mi avvicino alla prima linea e meno devono essere i rischi, perché io devo avere un'asticella molto bassa per i rischi che posso correre in una situazione in cui devo dare al paziente l'aspettativa di vita di una persona normale. Sì, volevo solo fare una precisazione. Siccome ci sta sempre più capitando nell'esperienza di tutti i giorni di pazienti che hanno delle comorbidità, ad esempio disturbi dell'umore, quindi l'importanza anche di riferire al curante tutti i farmaci che si prendono, alcuni di questi farmaci diciamo che si usano per in queste condizioni, sintomatologia depressiva, sintomatologie psichiatriche, cioè patologie psichiatriche, hanno la capacità di interferire anche loro sull'allungamento del QT, quindi vi sono ovviamente nell'ambito degli inibitori di tirosinchinasi disponibili una categoria di farmaci che interferiscono per niente e altri invece, soprattutto quelle delle prime generazioni, che interferiscono. Quindi magari in quella casistica che è stata presentata, a me è venuto in mente questo, che magari c'erano persone trattate pesantemente con psicofarmaci e magari l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non lo potevano prendere, quindi si è ripiegato su bosutinib, ponatinib, ascimib non c'era ancora, quindi volevo solo sottolineare questo, l'importanza di rendere edotto l'ematologo, in questo caso il curante, di tutte le terapie collaterali che si prendono, che proprio da questo punto di vista non hanno un'importanza secondaria, perché come ha detto il professore, magari un allungamento del QT estremo può comportare dei danni gravi. È giustissimo, l'unica cosa che a me non risulta che l'imatinib allunghi il QT, il nilotinib sicuramente, il dasatinib no. Però il nilotinib e il dasatinib sì. Se abbiamo finito le domande? Finite le domande. Allora passerei alla sessione. Angelo. Volevo fare solo un commento, in particolare visto che questo incontro è stato organizzato fondamentalmente dall'AIL e grazie al contributo dell'AIL, ricordare che per esempio il nostro laboratorio può fare tutte le determinazioni di PCR, lo screening mutazionale, valutare se un paziente deve cambiare il farmaco perché è insorta una resistenza, grazie al contributo fondamentale dell'AIL. Perché almeno nel nostro caso tutte le apparecchiature di biologia molecolare, compresa l'ultima digital PCR, sono arrivate al laboratorio grazie al contributo fondamentale dell'AIL. E siamo riusciti, adesso riusciamo ad avere i reagenti, quindi di fatto il servizio sanitario paga i reagenti per tutto quello che è arrivato e che ci ha permesso di portare avanti la diagnostica così fine anche in un centro periferico. Prima dovevamo centralizzare tutto, i tempi diventavano anche più lunghi per poter aggiustare, fare gli aggiustamenti terapeutici. Adesso tutto questo è grazie all'AIL e credo che non sia un caso isolato, perché quasi tutte le ematologie italiane devono un grande ringraziamento all'AIL anche nel campo della mieloide cronica.